approfitto di questo giorno di festa per rispondere ad un utente che su YouTube mi ha fatto una domanda sotto il video sui sistemi audio. Caro Michele Giorgio, questa è la risposta alla tua domanda. Peraltro ti ho fatto venire su Facebook, che mi permette più semplicemente poi di mandarti una notifica personalizzata per avvisarti che il video è uscito. Michele mi chiede: ma se voglio realizzare un impianto multizona? Benissimo, io ti rispondo per quanto riguarda gli impianti 100 volts. Per quanto concerne tutto il mondo dell'alta fedeltà, io lascio perdere perché non mi sento ferrato, non nel mio settore, ci sono vari accorgimenti, ognuno poi entra in un campo in cui anche gli appassionati hanno ognuno la sua teoria. Preferisco parlarti del 100 volts, che è quello che tratto invece abitualmente tutti i giorni. Distinguiamo due tipi di multizona. Il multizona vero è quello per cui con un unico amplificatore centrale in zone diverse faccio ascoltare sorgenti diverse. Piano 1 radio, piano 2 lettore MP3, piano 3 io che canto col microfono. Unico amplificatore, tre zone, normalmente tre zone fisiche, dove ascoltano tre cose diverse. Questo è un impianto multizona. Ci sono casi più semplici, ci è capitato di recente a noi di fornire materiale per un, per esempio, centro benessere, dove il cliente non ha bisogno di far ascoltare sorgenti diverse, ma ha bisogno di poter dosare il volume in determinate stanze più basso o addirittura escludere uno o più altoparlanti partendo comunque da un'unica sorgente. Questo è un altro caso. Nel primo caso la soluzione più semplice e più pratica è quella di comprare un amplificatore che nasce già così. Io ho pubblicizzato spesso sulla mia pagina, per esempio, un amplificatore Monacore che nasce esattamente con questo scopo. Ha già 5 ingressi, ha già 4 uscite e quindi è una vera e propria matrice amplificata che ti permette di avere fino a 4 zone diverse con 4 sorgenti diverse con i loro volumi, tutto separato, come se avessi 4 amplificatori in un unico scatolone. Questa è sicuramente la soluzione più semplice dal punto di vista pratico. È possibile anche recuperare impianti già esistenti, dove dobbiamo andare a fare una revisione in un secondo momento, magari mettendo in cascata l'unico amplificatore monozona dei mixer che permettono appunto di dividere. Esiste anche proprio una versione sempre dell'amplificatore di cui ti ho parlato prima, che invece è solo mixer senza potenza, proprio per poter recuperare anche impianti vecchi. Se hai ascoltato il mio video precedente, ti ho detto che il cablaggio degli impianti 100 volts è molto semplice, sono tutte casse in parallelo, entro e esco, oppure a stella, a croce, come vuoi. Ricordati però che se si fa multizona, questo raggruppamento in parallelo va fatto dividendo le zone. Non puoi pensare che attraverso il cavo per magia i segnali si dividano. Vanno raggruppati tutti in parallelo a seconda delle singole zone che tu vuoi avere. Se le tue due necessità invece fossero più semplici, cioè quelle di spegnere e accendere, la spesa e la possibilità di lavorazione è decisamente più facile. Esistono degli attenuatori che costano 4 soldi, che puoi mettere tranquillamente anche negli interruttori. Per regolare il volume di una singola cassa basta metterlo sul singolo cavo che va alla cassa e hai la possibilità di regolare il volume di quell'altoparlante, o banalmente con degli interruttori anche delle normali serie civili puoi ottenere di spegnere e accendere. Questo sarebbe un delitto nonché un crimine farlo su un impianto ad alta fedeltà. Su un impianto a 100 volts si fa, anche se comunque consiglio sempre di acquistare i prodotti specifici per il mondo 100 volts, perché a volte con i prodotti invece derivanti dal mondo elettrico, che non sono schermati, che non hanno nessun tipo di compatibilità con questo mondo, si possono ottenere dei fruscii, dei ronzini, insomma cose poco piacevoli. Insomma, sintesi, con i sistemi a 100 volts fare un impianto multizona è estremamente facile, è estremamente veloce, non necessiti di competenze elettrotecniche particolarmente avanzate, l'importante è approdare fin da subito prodotti giusti. Io in questo senso penso da anni di aver scelto il partner migliore, ma non è certo il solo, per cui ho già le soluzioni pronte da offrire ai miei clienti installatori, bastano due spiegazioni e otteniamo sempre il risultato migliore. Se hai altre domande ti aspetto nei commenti e aspetto ovviamente nei commenti anche tutti gli altri. Ciao!